Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un libro che ho letto recentemente, anche perché ho un paio di libri di cui non vi ho ancora parlato, no. È un libro che ho letto molto recentemente e che ho finito, di cui sono andata a vedere anche a sentire la presentazione ai blogger. Io non so come si chiama, era la mia prima presentazione ai blogger o qualsiasi cosa si chiami ai blogger, quindi è stato anche molto molto bello perché ho avuto modo di incontrare Chiara di Book Blister, che se non seguite vi consiglio di seguire qui sotto perché parla di un sacco di argomenti interessanti riguardanti libri, profili bookstagrammer, quindi anche dei giveaway, che sono una cosa che è sempre un po' così in dubbio. Comunque parla di tante cose interessanti, ma seguendo la sua pagina Instagram lei aveva appunto parlato di come avesse questi posti liberi eventualmente per una presentazione ai blogger, per un incontro con i blogger, e io mi sono proposto, ho detto se c'è posto io vengo volentieri, con aspettative tipo meno zero, perché erano passate 3 ore, tipo l'avranno già chiesto in 60, e invece no, fa sì se vuoi volentieri io. E quindi sono andata e ho letto questo libro che è La seconda porta di Raoul Montanari. Vi metterò la foto qui su. Il libro è già uscito a questo punto, quando vedrete il video. E la storia è molto bella, cioè io ho preso questa abitudine che non leggo più le quarte di copertina, cioè le alette, non leggo più niente, non so mai di cosa parlano i libri. Quindi dall'idea che avevo avuto pensavo fosse un thriller, magari un po' psicologico, questa seconda porta che non si sa cosa esce, eccetera. In realtà è un libro molto concreto, molto attuale e secondo me molto efficace, perché parla anche del tema dell'immigrazione. In breve, il protagonista, Milo, si ritrova in casa, in una casa che ha acquistato sopra la sua, questo ragazzo di colore, Adam, che ha un passato complicatissimo. Questi sono i due spoiler che vi farò, non so neanche se sono spoiler perché non mi ricordo se sono scritti, comunque cioè è la basic trama, e però è molto interessante perché poi diventa tutto il tema di lui che cerca di capire questa persona, anche perché Milo è un pubblicista e fa campagne per campagne sociali, quindi che per la sensibilizzazione su alcune tematiche, fa campagne di sensibilizzazione su molte tematiche, e quindi dalla sua parte sembra voler fare qualcosa di buono per aiutare, per supportare, per essere utile alle persone e alle problematiche che si hanno adesso, perché penso sia ambientato, diciamo, nel nostro tempo. È molto attuale come libro, soprattutto quando parla del tema dell'immigrazione, ma anche di tutte le sfaccettature che porta avanti. Io sono stata colpita da alcune tematiche che sono state portate. Prima di tutto una frase che Milo dice e che poi viene appunto smentita da Adam, che lui a un certo punto gli sta raccontando la sua storia e gli spiega un certo argomento e Milo risponde sì sì lo so, e Adam gli ride e gli dice Milo tu non sai niente. Ed è vero, perché poi lo scopre anche lui, c'è questa convinzione che abbiamo perché siamo gli occidentali. Questo è un po' generalizzato come argomento, quindi poi ovviamente ogni caso è personale, però c'è secondo me, ma anche personalmente, ogni tanto questa convinzione che io ne so di più perché cioè lo so come vanno le cose, lo so cosa sta succedendo, cioè sono informata. E poi entri nel concreto della situazione, senti le esperienze, senti le persone che lavorano tutti i giorni con questi con queste persone, ma anche su questi fenomeni che stanno accadendo, e ti rendi conto che no, non sai proprio niente, non sai veramente niente, che è solo presunzione di io so tutto perché magari ho letto due post su Facebook, perché magari ho visto ho letto un articolo e io so tutto. E è una tematica secondo me molto attuale. In più ce n'è anche un'altra che è molto forte per me, quella centrale, poi diciamo che c'è il climax finale. È un finale in cui dice appunto, spiega come in realtà spesso adesso, che secondo me riguarda, poi è molto più ampio, qui è molto più ristretto diciamo come tema, però anche il tema della sofferenza. Quando le persone ti dicono, ad esempio, quando tu stai male per qualcosa, pensa a chi sta peggio, pensa che c'è chi sta peggio, pensa che c'è chi soffre, e quindi c'è anche questo tema del quindi non, la mia sofferenza non ha più senso, non è più giustificata, non è più giusta perché c'è qualcuno che soffre più di me. Secondo me è un tema che è molto attuale, molto concreto, perché è qualcosa che ci appartiene. Quando adesso una delle tematiche di questo libro, non mi ricordo se c'era nell'introduzione, quindi non so se dirvelo,
Però diciamo è anche la famiglia, cioè il mettere su famiglia, cioè il fatto che io abbia o meno, o voglia o meno e non riesco o meno avere figli, dovrei stare meglio perché ci sono persone che a cui i figli muoiono, per cui i figli stanno male. Cioè è sempre un non posso stare male perché ci sono persone che stanno peggio. Che poi è anche una cosa che si riporta con il discorso che magari un po' avevamo fatto quando avevo parlato del libro di Matt Haig, Vita su un pianeta nervoso. Il pianeta nervoso, forse il pianeta nervoso, che è un po' simile il tema, cioè quando tu stai male e le persone ti dicono cose come pensa che c'è chi sta peggio, è solo nella tua testa, pensa che a chi sta male, pensa a chi soffre veramente, e come se la nostra sofferenza non potesse essere messa sullo stesso piano di quello degli altri, cioè come se valesse meno, che non è mai utile, cioè non è mai una bella cosa da dire a nessuno, secondo me. Cioè dire a una persona pensa che a chi sta peggio, sì, però io sto male lo stesso, cioè nel senso è proprio un tema che mi ha colpito molto, cioè proprio una pagina di questa riflessione che mi ha colpito moltissimo. Inoltre c'è un'ultima tematica, io sono partita in quarto sulle tematiche perché questo libro secondo me è molto utile per riflettere, a parte la rappresentazione dei personaggi della storia. La storia è anche bella, nel senso che è un po' questo, non so come dire, non è proprio un giallo, perché non è un giallo, però questa storia che si basa un po' sulla suspense, cosa accadrà, cosa succederà, chi ha fatto cosa, chi è cosa, chi sta cercando chi. Porta delle tematiche poi, soprattutto riguardanti l'immigrazione, anche molto forte, però c'è quest'ultima parte che a me è piaciuta particolarmente, che è un discorso finale che fanno questi due personaggi. Non vi dirò tutto il contesto del discorso, però il tema centrale è queste due posizioni, che sono io che non riesco a fare abbastanza, cioè io che cerco di fare e faccio e alla fine non faccio mai abbastanza e tutto quello che faccio non ha poi valore, cioè non riesco ad aiutare quelle mille migliaia di persone che avrebbero bisogno, cioè magari aiuto uno e mille non sono riuscita ad aiutarli, e dall'altra parte c'è il discorso del che ogni goccia conta, ogni piccola mossa, ogni piccola azione cambia. C'è questa scena che lui descrive, che io adesso non mi ricordo dove era stata presa, però c'è proprio una citazione da una storia in cui dice appunto che questo cieco, persona famosa secondo me, mi ricordo che era una persona, viene portato in un deserto. Lui si inginocchia in questo deserto, prende un mucchio di sabbia e lo sposta e dice: io ho cambiato il deserto, adesso il deserto è cambiato, non è più come prima, perché ogni piccolo gesto effettivamente conta. È una posizione dalle due parti, secondo me, che ci appartiene molto alla società di oggi. Cioè da una parte senti sempre di per quanto fai non è mai abbastanza, per quanto fai ci sarebbe sempre qualcosa di più che potresti fare, c'è sempre qualcosa di più che potresti aggiungere e non riesci a, e però dall'altra parte che non ha neanche senso chiudersi a guscio, a chiudersi a riccio, perché non tanto quello che faccio non servirà a niente, cioè è controproducente secondo me anche l'altra, questa riflessione del non è mai abbastanza, cioè fare può farti rendere conto, cioè più fai probabilmente più ti rendi conto di quanto si potrebbe fare, e questo ogni tanto secondo me è angosciante, cioè fai un passo e ti rendi conto di quanto altro ci sarebbe da fare, potresti fare, dovresti fare. Dall'altra parte però se non fai neanche quel passo non si arriverà mai da nessuna parte, non ci si muoverà mai, si rimarrà fermi e bloccati. Insomma, è un libro che mi ha fatto riflettere molto, io non voglio fare una recensione troppo lunga, è scritto molto bene, è molto dinamico, è molto veloce, la scrittura non è troppo pesante, anzi cerca di essere a volte ironica, anche divertente, quindi non è un libro pesante, è un libro che secondo me fa molto riflettere, però fa riflettere in una chiave più narrativa senza essere un saggio, e in questo senso secondo me riesce a essere molto efficace. Io ve lo consiglio, non mi ricordo qual è il prezzo di copertina, ve lo dico, penso 18 euro, però secondo me merita. Se volete fare una lettura che A vi faccia riflettere, B parli di immigrazione ma in modo non per forza diverso, quanto in un modo più narrativizzato, ma che vi faccia comunque riflettere, perché secondo me questo libro funziona perché è narrativa ma ti fa riflettere, quindi ti porta dentro una riflessione senza darti per forza un saggio.
Quindi se queste cose vi interessano e vi piacciono, io questo libro ve lo consiglio molto perché secondo me è riuscito molto 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 bene. Detto questo, questa è la recensione di Today, perché la vedete oggi, non so quale sarà il giorno in cui la vedete. Penso che uscirà un altro mega gigantastico video, perché vorrei farvi vedere tutte le letture che cioè tutti i libri che ho comprato, tutti i libri che ho e che vorrei leggere adesso, quindi sarà molto 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 grande. Voi quindi rimanete aggiornati, noi ci vediamo molto presto, quindi con altre recensioni, altri video. Ho altri due video in cantiere quasi di sicuro. L'unica cosa è che devo fare altre cose prima, quindi vediamo. Io vi auguro una buona giornata. Vi ricordo che se questo video vi è piaciuto ci sono le nostre tre lettere rosse, ovvero mettere mi piace a questo video qui sotto, mettere mi piace alla mia pagina Instagram, che vi lascio il link qua giù nel box, e seguirmi anche sul canale. Se sapete, pure accendere la campanellina, potete accenderla e sapere quando. Noi ci vediamo molto presto con altri video, quindi voi rimanete aggiornati e vi mando un sacco di bacini. Ciao!